Un uomo è stato trovato morto poche ore fa nel parco urbano di Camaldoli a Napoli. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto da due passanti. Nel pomeriggio, alla telefonata ai carabinieri, l'uomo è stato rinvenuto impiccato a un grosso albero. A quanto la stampa ha preso, ma su questo aspetto è ancora in corso la verifica, la vittima, di cui non si conoscono ancora le generalità, aveva le mani legate. Particolare che escluderebbe l'ipotesi del suicidio. Dopo la segnalazione, sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia del Vomero e quelli del reparto investigazioni scientifiche. Per recuperare il corpo è stato necessario l'impiego di una scala. I carabinieri intervenuti insieme ai vigili del fuoco e la polizia municipale hanno inibito al pubblico l'accesso al bosco dell'Eremo dei Camaldoli, una zona dove insistono diversi ripetitori televisivi e al centro già delle cronache a causa di continui incendi dolosi verificatisi lo scorso mese di luglio.